buongiorno a tutti, faccio come quelli bravi, aspetto se eventualmente qualcuno si dovesse collegare nel frattempo. Siamo a Genova, fa un caldo bestiale e come al solito siamo sempre iper impegnati dietro al nostro magico fotovoltaico. Volevo dire una cosa che ho imparato quest'oggi e sono sempre contento quando imparo qualcosa di come sta andando il mercato del risparmio energetico, del fotovoltaico e, come dico io, dell'indipendenza energetica. Allora, qual è la novità che ho imparato oggi? Praticamente ho scoperto che coloro che ricevono il preventivo per fare il super bonus 110% o comunque altre iniziative destinate alle famiglie che riguardano anche il fotovoltaico, quando ricevono questo preventivo dalle principali compagnie elettriche che adesso forniscono questo servizio, che ne so, per citare alcune tra le più famose, Enel X, Edison, Iren, eccetera eccetera, normalmente la compagnia elettrica, ovviamente dal suo punto di vista è corretto così, per ottimizzare il proprio profitto, cosa fa? Vende al cliente tramite la propria rete commerciale dei pacchetti che sono standard. E ovviamente immagino anche per questioni organizzative, se no impazzirebbero con i numeri che faranno di qui al prossimo futuro, non danno la possibilità al cliente di variare su quella che è la proposta. E ti porto un esempio specifico. Oggi ero con un collega a mangiare un boccone e la titolare della trattoria, una volta che ha capito che ci occupavamo di fotovoltaico, si è introdotta nella conversazione e si è lamentata del fatto che lei si è fatta fare il preventivo da parte di una compagnia elettrica, ha messo il fotovoltaico e una pompa di calore per gestire il riscaldamento. La signora non vuole assolutamente avere gas, quindi ha chiesto di fare una casa no gas. Il problema qual è? Che la signora voleva anche cambiare i serramenti, ma la compagnia elettrica, stando almeno a quanto mi ha detto questa signora, offre un pacchetto di super bonus che non prevede il fatto di sostituire anche i serramenti. E la signora era tutta dispiaciuta perché secondo lei i suoi serramenti erano ancora abbastanza recenti, ma l'installazione era stata fatta in maniera pessima, quindi voleva trovare altre soluzioni. Quindi, per fartela breve, abbiamo trovato un motivo in più per non rivolgerti alle compagnie elettriche, ma rivolgerti al sottoscritto o a qualcuno comunque di raggiungibile. Perché è vero che il commerciale della compagnia elettrica che ha fatto la proposta alla tua famiglia è il più bravo e il più bello del mondo, ci mancherebbe, se l'hai scelto evidentemente hai fatto un'ottima scelta, però è anche vero che la mia piccola esperienza sia nel settore del risparmio energetico sia nelle vendite mi insegna che per le grosse compagnie elettriche il signor Marco Faia è soltanto un numero di codice all'interno di un enorme elenco. Ti dico questo non perché io voglia farti il lavoro a casa,
come sai mi occupo di industrie, però non ti nascondo il fatto che a volte capita l'amico dell'amico o capita l'imprenditore stesso che mi dice: ma io ho anche questa abitazione, me la puoi seguire tu? È chiaro che per una questione anche solo di cortesia non è che gli dica di rivolgersi a qualcun altro, cioè con me fa il capannone, poi per la villetta sul mare gli dico di andare dalla compagnia elettrica. Questo sarebbe veramente antipatico, oltre che sciocco, da parte mia e dalla mia azienda. Quindi spero di averti dato un'informazione utile se stai facendo delle ricerche legate al risparmio energetico. Io, più che risparmio energetico, come forse sai già se mi segui da un po' di tempo, mi riferisco all'indipendenza energetica, cioè metterti nella condizione di avere contatore finché lo Stato italiano ci obbliga, perché se vuoi avere l'abitabilità, come minimo, mi riferisco a un'abitazione privata, devi avere un contatore da 1,5 kW. Però in prospettiva la mia idea è quella che le bollette, sia del capannone industriale sia della famiglia, possano arrivare il più basse possibile. E se un impianto fotovoltaico, questo vale sia per l'industria che per le famiglie, a livello statistico, senza l'utilizzo di alcun sistema di accumulo, ti garantisce un'autoproduzione del 60%, ciò significa che se il tuo impianto produce 100 in termini di kilowattora, 60 sicuramente li utilizzerai per le tue necessità, e quindi non sarai più costretto a comprare dalla compagnia elettrica. Fermo restando che nei casi nei quali il gioco vale la candela, aggiungendo una batteria di accumulo o più batterie a seconda delle necessità, puoi arrivare a un 80 o più in termini di percentuale di autoconsumo. Capisci bene che l'indipendenza energetica, come la chiamo io, non è un sogno, una chimera, ma è qualcosa di fattibile. Anzi, per assurdo, più i tuoi consumi sono contenuti, più è semplice per il sottoscritto trovarti una soluzione che ti permetta di ricevere delle bollette della luce poco superiori allo zero. Ora, detto questo, mi dedico al mio viaggio, che sono stato chiamato da una persona che ha ricevuto il mio nominativo il mio numero da un cliente. Me ne vado di nuovo verso il ponente ligure. Ti auguro una buona giornata, ti incoraggio a farmi delle domande, cerco di rispondere sempre a tutti. Se hai delle domande che riguardano l'indipendenza energetica sia della tua azienda che di casa tua, ovviamente a me piacciono di più le aziende, ma lì è deformazione professionale. Se hai bisogno per casa, comunque, per cortesia ti rispondo lo stesso. Metti mi piace, condividi il mio video. Un saluto a tutti da Marco Faia, tuo esperto del fotovoltaico. Ciao.